Si è svolta questa mattina presso la Sala Ipogea di Palazzo dell'Emiciclo la cerimonia per il 22° premio giornalistico istituito dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo e intitolato a Guido Polidoro. Prima della consegna dei riconoscimenti è stata presentata e sottoscritta la carta di Pescasseroli, linee guida sulla consapevolezza ambientale nella professione giornalistica. Quindi la premiazione al primo posto Marinello Mastro Giuseppe, Tommaso Chimenti al secondo posto e il terzo premio è andato alla caporedattrice del capoluogo.it, Eleonora Falci. Sì, grazie, grazie a tutti voi, grazie alla Commissione, al Presidente Capezzali, insomma, voi che avete ritenuto meritevole di questo terzo posto, questo articolo su Molino Eterno. Peraltro questo è un articolo che a me sta molto a cuore, perché per me la Valle Subequana è stata la seconda parte della mia vita, quindi il post-terremoto, come tutti hanno un pre e un post-terremoto. Per me è stata la Valle Subequana, io mi sveglio tutti i giorni con il silente davanti agli occhi, il rumore dell'Aterno, e quindi fondamentalmente è eccezionale per me parlare di ambiente, parlare di coesistenza e coabitazione tra le popolazioni e l'ambiente. Le nostre aree interne hanno bisogno di essere raccontate e penso che sia importante la carta di Pescasseroli anche per questo motivo, perché possono dare tanto in termini di società, in termini di cultura e in termini anche di possibilità di tanti ragazzi che stanno tornando nelle aree interne proprio per investire. Ringrazio quindi tutti voi, ringrazio anche il nome del capoluogo, sono diversi anni che il capoluogo viene qui a ringraziare, per me anche un orgoglio essere caporedattrice, significa anche che stiamo facendo un bel lavoro in termini di qualità. Quindi grazie, grazie a tutti voi. Presidente Stefano Pallotta, oggi giornata importante per l'Ordine, non solo per il premio Polidoro, c'è anche la carta di Pescasseroli, insomma tanta carne al fuoco che impegnerà l'Ordine per molto tempo in maniera significativa. Sì, abbiamo voluto far coincidere queste due iniziative, il premio Polidoro e la firma della carta di Pescasseroli, perché riteniamo che siano, come dire, abbastanza contigue e compatibili queste due cose. Perché, insomma, Guido Polidoro noi lo celebriamo per il suo attaccamento alla deontologia professionale, alla morale e all'etica, e questa carta è una carta a tutti gli effetti deontologica che vuole tutelare quello che fino ad oggi, dal punto di vista della professione giornalistica, viene considerato, come dire, un aspetto di serie B, quello dell'ambiente, ma che in realtà è trasversale a tutta l'esistenza della vita umana e comporta anche ripercussioni sulla giustizia sociale. Per cui abbiamo reso omaggio con l'approvazione di questa carta, che è stato un evento straordinario a cui io devo assolutamente ringraziare gli altri due ordini regionali del Lazio e del Molise che mi hanno dato una grande mano per poterla far poi approvare dal Consiglio nazionale, e abbiamo reso, credo, omaggio e abbiamo onorato il nome di Guido Polidoro. Ecco, tutto questo impatta naturalmente anche nella formazione, un settore insomma su cui l'ordine dei giornalisti è sempre molto attento. Sì, questa è una base di partenza, diciamo, questa carta di Pescasseroli. Adesso le carte, se non si dà seguito poi all'attuazione, rimangono sulla carta, no? Rimangono scritte e lì. No, io credo che invece sulla base di questa carta, in collaborazione, poi queste cose sono venute fuori anche nel corso del convegno di oggi, in collaborazione col Parco, ma anche in collaborazione con il mondo accademico. Noi dovremo in qualche modo dare attuazione cercando di mettere in piedi anche un gruppo di specializzazione in Abruzzo di giornalisti che si occupino di tematiche ambientali. E quindi io credo che sia un processo questo abbastanza complesso e questo costituisce sicuramente una buona base di partenza. Eleonora Falci, caporedattrice del Capoluogo, diciamo questa sorta di meta intervista, ormai insomma non diciamo abbonata al premio Polidoro, ma diciamo assidua frequentatrice del premio, quest'anno legato al tema dell'ambiente, non a caso insomma il tuo articolo era focalizzato su questo. Sì, allora intanto premetto, non è facile stare dall'altra parte, quindi quando noi giornalisti poi dopo siamo intervistati è sempre un po' particolare. Per me è stato un onore essere premiata, aver ricevuto questo
terzo posto al premio Polidoro con un articolo su Molina Terno. L'articolo si chiamava Molina Terno dove tutto parla d'acqua, perché effettivamente in questo articolo, che tra l'altro è nato in una caldissima giornata di agosto dove si andava a cercare il refrigerio lungo le sponde della Terno, siamo andati a scoprire io con la mia famiglia un po' di particolari della Terno nel tratto di Molina, quindi anche alcuni toponimi che riguardano la Terno in questo tratto, quindi le cannavine, che sono queste pozze dove ci sono dove si mettevano i fili di canapa per poi lavorarli, e poi ci sono il lago, il laghetto di Molina. Insomma, diciamo che aver premiato un articolo legato al nostro ambiente, alle aree interne, e sappiamo quanto il capoluogo in questi anni stia parlando di aree interne, significa, penso, anche un riconoscimento non soltanto a me, quanto proprio alla testata e al lavoro di qualità che facciamo sulle aree interne, ai tanti pregi e anche tanti difetti delle aree interne, perché sappiamo che non è facile abitarci, ma insomma, questo è un bel premio, una bella soddisfazione.